amici, mi è successa una cosa stranissima. Il mio camion è stato posseduto da uno spirito maligno. Nella cabina è apparso un blob viscidoso. Cola da tutte le parti. Si fa con delle salsiccette un po' tozze, con in fondo una pallina. Bah, sembra una goccia che cola dal naso. In più sono spuntate pustole e spine, che si fanno con palline e triangolini colorati. Si sa che stare tanto nel traffico rende nervosi, ma al mio camion addirittura è spuntata una coda da diavolo. Arrotolo un filo di ferro abbastanza lungo e lo chiudo a forma di freccia. Lo ricopro di plastilina rossa e lo fisso con un po' di plastilina. Ecco qua, e non bastava la coda, gli sono spuntate anche le braccia. Prendiamo un bel pezzo di plastilina e modelliamo le due estremità. Un'estremità l'appiccichiamo di qui, mentre dall'altra parte aggiungiamo le dita cicciottelle. Infine, la mutazione più inquietante. Il camion ha cominciato a guardarmi. I cerchioni sono diventati bianchi. E sono apparse le pupille. Il trucco per fare degli occhi davvero paurosi è decentrare la pupilla. Così, quando il camion si muove, gli occhi si guardano intorno stralunati. Ecco fatto! Molti possiedono un camion, ma pochi hanno un camion posseduto. Ci vediamo all'Officina dei Mostri. Ciao!